Quando arrivammo a Podere San Cristoforo, c'era una terra incolta, abbandonata e pochi soldi da investire. Attorno ai ruderi qualche siringa e nella casa, da tempo disabitata, si era installato un branco di colombi. Era l'inizio della crisi economica di inizio secolo ed era l'effetto dell'allontanamento delle giovani generazioni dall'agricoltura. Podere San Cristoforo, rimasto orfano fino a quel momento, trova dei nuovi proprietari. Non c'era un passato di grandi vini, non c'era stato nessuno a dirci che si poteva piantare Sangiovese o Petit Verdot. Non vi era sicurezza alcuna che qui sarebbe valso consumare la nostra vita. Però qualcosa nel cuore, quello che ha sempre ragione, ci diceva che dovevamo destinare tutte le nostre energie a questa terra e dedicare la nostra vita a queste vigne. Il dottor Giuseppe, Lorenzo e Davide, con l'aiuto di giovani e meno giovani, decisero di scommettere su questa terra. Ed in quel momento era una vera e propria visione. Le condizioni di lavoro erano proprio difficili, ma per qualche ragione sconosciuta, tutti credettero nelle potenzialità di Podere San Cristoforo, un fazzoletto di terra nella costa toscana. Qui i suoli sono profondi, ricchi di minerali e ben drenanti, un vecchio letto di fiume in grado di produrre vini di straordinaria eleganza. Ma all'elemento naturale, così importante, si aggiunse quindi lo spirito sapiente, lungimirante, ma anche fiero e responsabile di coloro che hanno adottato Podere San Cristoforo. Chi viene qui scopre con sorpresa che non vi sono né ville, né castelli, nemmeno costosi attrezzi agricoli o enologici. Al contrario, un semplice cancello, un viale di cipressi, una casa padronale, un cortile con un piccolo ufficio da una parte ed un ricovero attrezzi dall'altro. Niente cioè che possa associarlo al paradiso enologico che esso rappresenta. Tutto qui è incentrato sulla consapevolezza che per ottenere l'eccellenza non si deve mai perdere di vista il rispetto verso la natura e quella terra dove tutto ha inizio. Nel 2008, cioè già alle prime vendemmie, ci si rese conto che la biodinamica è la strada giusta da percorrere. Un salto nel buio, una totale fede in quell'intuizione. Viene abbandonato il diserbo, la concimazione chimica e tutto ciò che poteva disturbare la vita nel terreno. È seguita l'importante certificazione biologica e presto, se gli eventi lo permetteranno, si inizierà il processo per la certificazione biodinamica. Stanno per arrivare anche gli asinelli e così Podere San Cristoforo diverrà una fattoria tutto tondo, un'oasi naturale in piena armonia ed equilibrio. Ripercorriamo qui con qualche foto una vendemmia meravigliosa, ancora una volta generosa nonostante le poche piogge e l'eccessivo calore dell'estate 2017. Una raccolta anticipata fatta come al solito non solo di fatica ma anche di imprevisti. Per ogni momento è stato vissuto con la gioia di aver portato a casa i frutti di un altro anno di lavoro. Poi c'è stata la serenità di stare con una squadra forte. Capitanata da Davide, un uomo intelligente, equilibrato, attento, che affronta ogni difficoltà con spirito positivo. Quanta fortuna abbiamo avuto, guardiamo in alto e diciamo grazie.
Abbiamo visto tanti sorrisi nei volti di tutti noi e di quelli dei nostri ospiti arrivati da lontano, per la vendemmia e per vivere un'esperienza che successivamente hanno definito indimenticabile. Loro sono venuti qui in cerca di calore e colore, noi invece per sfuggire a lavori rigidi e specializzati, per dare sfogo alla nostra creatività. Abbiamo scelto il lavoro dei campi per quel richiamo primordiale che è dentro ognuno di noi e che lega ogni uomo indissolubilmente alla terra. Abbiamo capito che Podere San Cristoforo desidera dare modo ad ognuno di noi di esprimersi nella propria unicità e inimitabilità e desidera la nostra completa realizzazione personale e professionale.